Dopo aver messo la crema idratante, metto il contorno occhi. In realtà non è da molto che sto usando il contorno occhi, però ho iniziato a metterlo e sono contenta di aver iniziato perché è sempre meglio prevenire. Io sto utilizzando questa qua della Santa Angelica che mi è stata regalata per Natale e si chiama. E si chiama Lifty Cell Silk, contorno occhi e labbra, antirughe riempitivo. Ed è, se lo vedete sui giornali, è una linea che è stata pubblicizzata da Martina Colombari. Ed è assolutamente molto naturale, cioè anche se ha comunque il sericin che favorisce un'azione protettiva antirughe setificante. E ho controllato gli altri ingredienti ed è molto naturale. Anche questo è il barattolino. È molto piccola ma è molto carina e questo qua appunto è nuova perché l'ho acquistata, mi è stata regalata adesso per Natale, quindi sono proprio all'inizio. È molto idratante, quindi per me che io comunque ho sempre la zona qua intorno agli occhi molto secca, va molto molto bene e quindi io mi trovo bene. Poi oltretutto la Santa Angelica è una marca che troviamo in farmacia e quindi insomma vado abbastanza sul sicuro, quindi questa è la mia crema contorno occhi. Erano in utilizzo tonici proprio perché la mia dermatologa mi ha consigliato che appunto per le pelli con i problemi, almeno questo è quanto dice la mia dermatologa, poi io non voglio assolutamente, magari ci saranno dermatologi che invece dicono sì, no, devi utilizzare assolutamente il tonico. In realtà nella mia vita ne ho utilizzati tanti di tonici, ma appunto questa mia ultima dermatologa la cui sono in cura ed è quella che sicuramente negli anni, dopo tutti i dermatologi che ho girato, è quella che finalmente mi dà veramente dei risultati, perché comunque una persona che mi cambia ogni 2 o 3 mesi creme, e mentre invece gli altri dermatologi non facevano altri che consigliarmi sempre le solite 3 creme in croce per anni e anni, senza avere mai dei risultati buoni, invece con questa vedo proprio dei grandi, grandi risultati. Mi ha detto di non usare assolutamente tonici, perché i tonici non fanno altro che trasportare in giro germi. Germi, batteri e quindi io adesso non sto utilizzando un tonico, non lo utilizzo perché comunque noto che la mia pelle è comunque bella, mi vedete? Così forse. È comunque bella struccata anche senza l'utilizzo del tonico e quindi in realtà adesso l'unico tonico che forse ho intenzione di acquistare è quello della Lush. O acqua di vita o l'altro, non mi ricordo, non quello per le pelli grasse. Acqua di sole forse, perché comunque quelli sono dei tonici che puoi spruzzare direttamente sul viso e quindi non c'è nessun trasportamento di germi. E quindi adesso appena avrò la possibilità di tornare alla Lush, quello lì sicuramente lo acquisterò, uno dei due, appunto, perché appunto posso vaporizzarlo. Allora, terminata la mattina, arrivo al momento della sera, nel momento in cui mi devo struccare. Mi devo struccare e per me è fondamentale utilizzare uno struccante per occhi, che generalmente non risciacquo, e poi mi lavo il viso. Non utilizzo mai uno struccante che uso per tutto. Questo qua adesso praticamente è finito, infatti non lo ricomprerò più. Non leggete, forse si chiama Fior di Magnolia struccante bifasico ultra delicato ed è di quelli bicolore, quindi metà azzurro, metà bianco, che poi vengono miscelati, perché io trovo che siano gli unici struccanti, visto che utilizzo spesso trucchi waterproof, questo è l'unico struccante, cioè comunque questi qua bifasici, cioè, ho provato anche quello dell'Oreal, sono gli unici che mi struccano veramente l'occhio. Con questo qua l'ho utilizzato veramente penso per almeno 2 o 3 anni. L'altro giorno ho deciso di guardare l'Inci, veramente mi sono messa le mani nei capelli perché ha quasi tutti gli ingredienti con un pallino rosso, addirittura alcuni con 2 pallini rossi. Quindi penso che fi se finirò questo, vedete che è metà bianco, metà azzurro, questo qua, e dopodiché penso che non lo comprerò mai più in vita mia. In sostituzione a questo ho fatto lo struccante che appunto di cui ha fatto il video Lolla. Con in proporzione un cucchiaino di olio di ricino, un cucchiaino di olio di mandorle e 3 cucchiaini di acqua di rosa. Dal momento che ho visto il video, avevo tutti e 3 gli ingredienti a caso, ho detto ma sì, proviamolo. E per ora adesso l'ho messo in questo botticino che era vuoto. Per ora ne ho fatto proprio tanto così, pochino, però vedo che strucca molto bene, non mi brucia l'occhio, oltretutto è tutto naturale. Quindi adesso d'ora in poi penso che utilizzerò questo in attesa di trovare uno struccante che vada bene per il mio viso.
Dopodiché appunto mi strucco il viso, generalmente uso gli stessi prodotti che vi ho fatto vedere prima che uso di giorno. In più appunto recentemente, come vi avevo detto, sto andando alla Lash, sono andata alla Lash e utilizzo in alternativa o certe volte gli angeli a fior di pelle o l'erba libera. In realtà questo dovrebbe fungere un po' da scrub, ma io non sento che funga da scrub perché non è comunque duro come scrub, è molto morbido, quindi non pulisce i pori. Comunque io ho notato usando 2 o 3 sere di seguito questo, il giorno dopo mi sentivo la pelle molto secca e quindi ho deciso adesso di alternare magari una sera questa, che in realtà è di mia mamma, di angeli a fior di pelle, ma è più delicato, e una sera l'erba libera. In realtà però questi prodotti li provo solamente da una settimana, questi qua della Lush, perché sono andata alla Lush da poco. Prima invece la mia dermatologa, sempre abbastanza donna, mi aveva consigliato che, anche se adesso voi direte no, no, è possibile, di fare lo scrub tutte le sere, soprattutto ovviamente nella zona T, qua no, soprattutto naso, fronte e mento. E devo dire che ormai saranno, vabbè, tranne questa settimana che ho usato i prodotti della Lush, penso saranno almeno 6-7 mesi, forse anche un anno, che io faccio lo scrub tutte le sere, che mi ha pulito la pelle tantissimo, cioè ovviamente dopo applico abbondante crema idratante e facendo così vedo che la pelle non mi si secca mai. E lei mi aveva consigliato questo qua di gommage, che si chiama Brasivol Fine 1 ed è un gommage detergente moderatamente abrasivo. E di questo appunto sarà almeno la terza volta che lo ricompro. Però io devo dire che mi sono veramente trovata benissimo, cioè lo massaggio ovviamente non è che sto lì 2 ore, lo massaggio per circa 30 secondi, un minuto, senza premere troppo perché comunque è già aggressivo di per sé. La sera no, e io i risultati li ho visti. Uno scrub che io utilizzo anche molto, soprattutto adesso che ho la pelle secca, però comunque ho voglia di pulirmi, è il famoso scrub di cui ho sentito la ricetta da Clio con miele e farina di polenta, o altre volte io lo sostituisco con lo zucchero. E praticamente il risultato viene praticamente lo stesso di questi, perché più o meno la farina di polenta è molto simile ai granelli che trovate qua dentro, con il risultato però diverso che, vabbè, oltretutto è 100% naturale, quindi non crea danni alla vostra pelle. E oltretutto comunque pulisce la pelle, ma dopo ve la lascia morbidissima. Dopodiché, appunto, io metto, va bene, soprattutto se magari ho qualche brufolo, delle creme specifiche di cui non vi parlerò. Certe volte utilizzo anche dei prodotti che potete usare tutti, quindi non sono comprati in farmacia. Ad esempio, io mi sono molto trovata molto bene con questo gel SOS correttivo d'azione batteriostatica che ho comprato alla Bottega Verde. È un gel così, con la puntina, con il gel che esce fuori, e questo qua io lo applico localmente sul brufolo che mi nasce, soprattutto se magari devo stare tutto il giorno in casa, che devo studiare, o magari anche solo il pomeriggio, me lo metto, lo lascio lì per un po' di ore, e noto che mi fa sgonfiare molto il brufolo. E talvolta, certe volte, lo abbino anche a questo qua, che è sempre della stessa linea, ed è il tea tree oil, il famoso olio di melaleuca, che vedete appunto la confezione torna come disegno. Un'altra cosa che io faccio spesso è, cioè una volta alla settimana, è la pulizia completa del viso. Cosa consiste? La pulizia completa del viso, la faccio i fumenti, che a seconda delle volte prendo la pentola, la metto a bollire, ci metto una fumantina se ce l'ho, oppure il bicarbonato, che comunque fa aprire i pori e disinfetta la pelle. O altrimenti io proprio l'apparecchio che serve per emanare vapore sulla pelle, quindi faccio i fumenti. Dopo aver fatto i fumenti faccio lo scrub, quindi o utilizzo questo o quello che vi ho detto con miele, e ovviamente se l'ho fatto al pomeriggio non lo faccio di nuovo la sera. Dopo aver fatto quello, scusate, utilizzo questo, il famoso olio d'Oriente che tutti conoscerete, in realtà solamente per il suo naso e fronte, perché è lì soprattutto con punti neri, perché qua più che altro ho i brufoletti, e qua non vorrei mai andare a occludere qualcosa, a causare fare casini. Dopodiché passo il cotone, finito quello, applico una maschera. Allora, ho usato questa qua della Cleo, che è una, è quella, adesso ho tolto il pezzo qua sotto, però è quella nutriente. Sembra che il video sia già abbastanza lungo, visto che dovrò comunque dividerlo in due parti. Spero che
insomma, vi siano piaciuti i miei prodotti per lo skincare. Mi piacerebbe sapere quali sono anche i vostri prodotti. Consigliatemi quindi dei prodotti che avete utilizzati. Se usate i miei, fatemi sapere come vi siete trovati. E nulla, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di commentare, di votare. Poi se avete appunto qualsiasi tipo di domanda, se non volete scriverle sotto i video, mandatemi pure delle mail private, io sarò pronta a rispondervi. Un bacio a tutte, ciao!